Ciao, benvenuto, benvenuta anche oggi in questo mio nuovo video e oggi ti voglio parlare di 5 modi che appari sciatto o sciatta senza neanche rendertene conto. Sono 5 dei tanti e ho pensato che farò altri video a riguardo. Questi di oggi vanno bene sia per uomo che per donna, sono accorgimenti da mettere subito in atto e nei prossimi video sicuramente così per divertirci ne farò altri, magari dedicati più in particolare alle donne e poi più in particolare agli uomini. Ma oggi ne elenco 5 così al volo da mettere subito in atto, non richiedono tempo, non richiedono soldi, sono di facile esecuzione. E se li metti subito in pratica, sicuramente sarà un modo per apparire meno sciatto o sciatta. E partiamo col numero 1. Uscire di casa con i peli di animali sugli indumenti, o con i capelli, o ancora peggio con la forfora. È una cosa veramente che ti fa apparire sciatto o sciatta. Ci sono le spazzole, quelle adesive, tipo questa qua, spazzole adesive che sono veramente un toccasana per agevolarti a togliere peli, capelli e a volte anche la forfora che si posa sulle spalle. Se riesci a risolvere questo problema, sicuramente sarà un metodo sicuro per non farti apparire sciatto o sciatta. E andiamo avanti con il modo numero 2. Il modo numero 2 che ti fa apparire sciatto o sciatta è non stirare. Ebbene sì, devi stirare, non c'è verso. Che siano camicie, che siano vestiti, il ferro da stiro va usato perché gli indumenti stropicciati fanno la persona trasandata, trascurata, per cui sciatto o sciatta. Piuttosto compra dei capi di abbigliamento che non necessitano la stiratura, se no altrimenti mettiti in testa che il ferro da stiro lo devi usare. E passiamo al numero 3. Arrotolare le maniche in maniera inappropriata, che siano delle maglie, che siano delle camicie, proprio è una cosa da evitare assolutamente. Soprattutto voi maschietti avete di più la tendenza alle maniche delle camicie a arrotolarle e tirarle su? No, proprio no. Passiamo al numero 4. Indossare troppi accessori. No, anche quello non va bene, sembreresti la Madonna del petrolio. Troppi accessori, una cozzaglia di accessori stanno mali. Orologio, bracciali, collana se sei uomo e se sei donna anche orecchini e magari qualche altro accessorio ancora sberluccicante, no. Una cosa alla volta, se metti gli orecchini non metti gli anelli, se metti gli anelli non metti il bracciale, se metti un girocollo, un collier o comunque una collana, non mettere altro. Sta male e ti rende volgare e pacchiana o pacchiano e comunque ti imbruttisce, non ti dà quella particolarità o quel tocco di differenza, proprio una cozzaglia. Quindi evita troppi accessori. E passiamo al numero 5. Indossare capi di abbigliamento che non ti stanno più. Se non ti stanno più, è inutile che metti un capo, un paio di pantaloni o una gonna che non ti stanno più, stanno male. E i casi sono due, o compri altri capi di abbigliamento o ti metti a dieta. E questo vale sia che tu sia ingrassato o ingrassata, sia che tu sia dimagrito o dimagrita. I capi troppo stretti e troppo larghi danno l'aria di sciatto e sciatta. Penso che oggi di averli elencati tutti e 5, sì, questa come sempre è una mia opinione personale di quello che secondo me reputo che fa apparire una persona, un uomo, una donna sciatto.
in realtà, se vedi, sono veramente cose semplicissime che però fanno la differenza, senza andare a pensare di andare a comprare l'accessorio particolare, curare il dettaglio, quando invece sono proprio questi piccoli dettagli, questi piccoli particolari che a mio avviso fanno la differenza. Provali a mettere in pratica e vedrai che sicuramente ti renderai conto la differenza, ovviamente se ti ritrovi in una di queste 5 modalità di trascuratezza che ho elencato. Nei prossimi video usciranno altri, ne usciranno altri, perché ce ne sono tanti, tanti, tanti altri ancora, secondo me, da prendere in considerazione, da divertirsi. Tu nel mentre scrivimi anche i tuoi qui sotto, che sicuramente anche tu ne avrai da dirmi. Che tu sia uomo, che tu sia donna, lasciamelo scritto nei commenti, così facciamo una super lista, una mega lista di tutti i modi per non apparire trasandata. Io ti ricordo che ti puoi iscrivere a questo canale, che è nuovissimo, ha un mese di vita, è giovanissimo, è piccolino, è ancora in fasce, ma spero che possa crescere grazie ovviamente al vostro aiuto. E se vi è piaciuto lasciatemi un like e ripeto, scrivete nei commenti l'argomento di questo video, in modo che possiamo ampliare le conoscenze a riguardo di quello che è stato detto oggi. Non mi resta che salutarvi, dirvi che ci vediamo la prossima volta in un nuovo video. Vi saluto, vi auguro una buona giornata. Ciao, grazie.